tutti! Nel tutorial di oggi vediamo come cucire un amigurumi e lo cuciremo in maniera un po' particolare. Nella prima parte di questo tutorial infatti avevamo fatto tutti i pezzi per fare un simpatico orsetto, che è questo. E la particolarità che ha è che ha le zampe che si possono muovere. Tante volte mi avete chiesto di fare un tutorial su come cucire i nostri amigurumi e quindi ho pensato di fare questo tutorial in cui cuciamo insieme per esempio le orecchie, ricamiamo il viso e vediamo questa tecnica un po' particolare ma molto semplice per cucire in questo modo le zampette. Per prima cosa io faccio sempre il musetto o il viso perché mi sembra che mi dia un orientamento poi anche per cucire tutti gli altri pezzi. Quindi per prima cosa cuciamo il naso e ricamiamo gli occhi. Per fare il naso avevamo lavorato in un cerchio magico due giri e avevamo piegato in due il lavoro per creare appunto questo triangolo e adesso con qualche punto lo cuciamo. Quando dobbiamo cucire un pezzo io personalmente preferisco sempre fissarlo prima in posizione con gli spilli, quindi vi consiglio di fare così. Nel caso del naso, come vedete, sto facendo una cucitura molto semplice. Non serve dare tanti punti, l'importante è che i punti che diamo siano ben fermi. E via via che cuciamo, controlliamo sempre la posizione del pezzo che stiamo cucendo. Rientro nello stesso punto, esco nel prossimo punto. Passo sotto la catenella del punto e rientro nello stesso punto ed esco nel prossimo. Passo sotto la catenella del punto e così via. Ed ora ricamiamo gli occhi e anche in questo caso io di solito mi guido con degli spilli. Per ricamare gli occhi molto semplicemente diamo un paio di punti. Ed ora ricamiamo la bocca e per la bocca semplicemente andiamo un punto sotto il naso, controlliamo che gli occhi ci piacciono e diamo qualche punto dal naso al punto sotto. Quando siamo soddisfatti, portiamo il filo fuori da un foro e portiamo fuori dallo stesso foro anche un altro filo, quindi per esempio questo del cerchio magico. Prima di annodare e tagliare i fili controlliamo sempre che quello che abbiamo fatto ci piaccia e poi alla fine annodiamo a due i fili.
e quando facciamo questi nodi non tiriamo troppo, altrimenti deformiamo sul davanti il lavoro. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro e il nodo all'interno dell'amigurumi. E tagliamo. E in questo modo annodiamo e nascondiamo qualunque filo. In questo caso il corpo e la testa sono già in un pezzo unico, ma se avessimo cucito per esempio il corpo e la testa avremmo fatto nello stesso modo. Con questo trucchetto non si vedono nodi e non si vedono fili in giro. Posizioniamo le orecchie con gli spilli e per quanto riguarda le orecchie, come per le braccia e le gambe, consideriamo questo. Guardando da sopra il nostro amigurumi, le mettiamo circa sulla riga di mezzo, considerando ovviamente che siano centrate rispetto al musetto. E un'altra cosa che vi posso dire è che più basse mettiamo le orecchie, in questo caso per esempio sono parecchio basse, ho tenuto tutto il viso basso, perché gli occhi avrei potuto farli anche qui così, più basse teniamo le orecchie e più dolce è l'aspetto che assume il nostro amigurumi. E anche qui diamo semplicemente qualche punto, sempre considerando la posizione che vogliamo che abbia l'orecchio. Prendiamo un punto sull'orecchio e rientriamo dallo stesso punto da cui arriva il filo e passiamo al prossimo punto. E tiriamo bene. Prendiamo un punto sull'orecchio e rientriamo nello stesso punto sotto e diamo un altro paio di punti in questo modo. E rientriamo nello stesso punto. Cuciamo l'altro orecchio nello stesso modo, portiamo fuori i fili, annodiamo e nascondiamo. Ed ora vediamo come cucire le zampe in maniera che restino mobili. Scegliamo un punto in cui cucire, per esempio, le braccia e lo segniamo con lo spillo e anche in questo caso consideriamo più o meno che sia in linea con le orecchie e quindi con la metà circa del corpo e della testa. E prepariamo un pezzo di filo con cui cucire. Entriamo da dietro, da uno dei fori della lavorazione e usciamo nel punto in cui vogliamo cucire. Anche in questo caso utilizziamo sempre un ago senza punta e usciamo proprio dal foro senza prendere fili della lavorazione. Qui dietro lasciamo una codina di filo e prendiamo un braccetto e anche sul braccio identifichiamo un punto in cui vogliamo cucire, quindi per esempio questo. Entro da dietro, questo braccetto poi verrà messo qui così, entro da dietro da dove c'è il foro che voglio utilizzare e dall'altra parte faremo una X, come se avessimo fatto appunto una cucitura a croce. Quindi ci teniamo belli larghi, esco per esempio qui su e formo la prima parte della X ed esco però sempre dallo stesso foro dietro, da dove entra il filo, torno fuori. E la stessa cosa facciamo sul corpo, entriamo dallo stesso foro da cui esce il filo e usciamo dal foro che abbiamo scelto. E tiriamo bene. E
facciamo la stessa cosa anche da questa parte. E usciamo sempre dallo stesso foro. E tiriamo bene. E rifacciamo lo stesso procedimento. La questione per far ruotare le braccia e le gambe è solo questa: entrare e uscire sempre e solo dallo stesso forellino. Quindi rientro qui ed esco qui. E tiriamo bene. E da questa parte adesso facciamo l'altra parte della X. E usciamo sempre dallo stesso foro. Meglio se non agganciamo nessun filo. E tiriamo bene. E alla fine usciamo dietro da dove abbiamo iniziato. Annodiamo. E nascondiamo. Ed ora possiamo sistemare un po' la cucitura con l'ago, perché dobbiamo tirare, però chiaramente tirando sparisce un po'. Ecco qua. Queste X, se sono irregolari, secondo me sono ancora più belle, ma poi ovviamente fate come preferite. Ed ecco qui, si muove perché sia sul braccio che sul corpo siamo entrati e usciti sempre e solo dallo stesso foro. Il trucco è tutto qui. Nello stesso modo cuciamo anche le gambe. Queste sono le zampette. Questo ovviamente è solo un esempio per farvi capire come cucire le zampe in maniera che appunto siano mobili. Poi, se preferite fare anche le gambe come le braccia, quindi chiudendo i punti come abbiamo fatto per le braccia, fatelo pure. A me piaceva così e quindi ve l'ho proposto in questo modo. Cuciamo anche la codina.
e in questo caso diamo un punto sulla codina e un punto sul corpo. In questo caso, per esempio, avevo tenuto il filo del corpo e il filo della coda lo annodiamo con questo filo. In generale, finché non serve tagliare un filo, non tagliatelo, perché magari può servire. La coda, se la posizioniamo con uno spillo prima di cucirla, possiamo metterla in modo che aiuti a dare stabilità al nostro pupazzo, quindi per esempio in questo caso all'orsetto. Facciamo anche gli ultimi ricami. Il nostro orsetto è pronto. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Come avete visto, il segreto appunto per fare le zampette mobili è semplicemente quello di passare sempre solo per uno stesso forellino. Io ho deciso di fare questa cucitura X decorativa, ma se non è per un bambino questo giocattolo o questo amigurumi, potremmo decorare qui anche con un bel bottone. Questa cucitura è soprattutto decorativa, ma aiuta anche a dare stabilità alla forma dell'amigurumi, soprattutto se la testa e il corpo sono in un unico pezzo. Questa è la differenza di dimensioni tra quello fatto in cotone con l'uncinetto da 4 mm e quello fatto in lana con l'uncinetto da 3. Per esempio, potremmo fare questi orsetti anche con la ciniglia e penso che verrebbero bellissimi e molto più grandi. Fatemi sapere se questo tutorial vi è piaciuto lasciandomi tanti like o un bel messaggio qui sotto al video. E scrivetemi anche se volete altri tutorial di questo tipo su come cucire gli amigurumi. Se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella, che è quella di fianco al bottoncino iscriviti. In questo modo YouTube vi avviserà ogni volta che carico un nuovo video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se rifate questo orsetto o se applicate questo metodo, non dimenticate di condividere con me le vostre foto. Sapete che potete condividerle con me nel gruppo Facebook che si chiama Uncinetto e Divertiti, oppure taggandomi in Instagram. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!